molto curiosa che è: sono sicura di avere una carenza di qualche vitamina del gruppo B? So che si possono misurare con l'analisi del sangue, ma il mio medico non mi vuole far fare questi controlli. Cosa devo fare per convincerlo, amore mio? Non lo so cosa devi fare per convincerlo, però posso dirti questo: ci sono una decina di vitamine del gruppo B e certamente per ciascuna di esse esiste un metodo di dosaggio, anche se non sono comuni in tutti i laboratori, alcuni sono abbastanza laboriosi, tanto più che spesso non ha senso dosare nel sangue per diagnosticare una carenza protratta nel tempo. Innanzitutto, non mi hai detto come mai sospetti questa carenza. Comunque, se la sospetti perché hai un particolare sintomo, la cosa più semplice da fare è prendere subito le vitamine del gruppo B e vedere se il tuo problema si risolve. È vero che è difficile indovinare quali sono quelle che ti mancano, ma è anche inutile sul lato pratico, perché quando supplementi una vitamina B devi supplementare anche tutte le altre, se non rischi di fare più danni che benefici. In ogni caso, le vitamine B male non fanno perché sono idrosolubili, per cui è praticamente impossibile avere degli effetti tossici se ne prendi più di quanti hai bisogno. Se ne prendi di più le elimini con la BP ed è finita lì. Allora, vediamo innanzitutto come si sospetta una carenza di vitamine del gruppo B. Cominciamo da che cosa mangi. Il più delle volte il nutrizionista, chiedendoti cosa mangi, già capisce le carenze vitaminiche che potresti avere. Numero 1, mangi per lo più cereali raffinati: pane bianco, pasta bianca, farina bianca, riso bianco, non molti cereali integrali, sospetto carenza. 2, non mangi mai o molto raramente fegato, fegatini di pollo, frattaglie in generale, rognone, cervella, sospetto carenza. Le altre carni non sono una gran fonte, perché la vitamina B non la trovi nel muscolo, per cui la bistecca, l'arrosto, il bollito non sono fonti significative di vitamina B. 3, non prendi integratori naturali come il lievito di birra, il germe di grano, la lecitina di soia, sospetto, sospetto, sospetto. Numero 4, mangi magari poco yogurt, latte, latticini e pochi grassi in generale, così tagli le gambe anche a quella microflora intestinale che un po' di vitamine B te le può produrre. Lei ancora sospetto. Adesso passiamo allo specchio per cercare quelli che sono alcuni dei sintomi più frequenti delle carenze di vitamina B. Ce ne sono tantissimi, molti sono specifici, però questo non vuol dire che non dobbiamo considerarli. Cominciamo per esempio dalla bocca e dalla lingua. Il colore della tua lingua non è il suo bel rosa, ma è diventata rosso vivace, rosso intenso, violacea, magenta. Oppure i bordi della tua lingua non sono lisci, ma conservano i segni e le rientranze lasciate dai denti contro cui si appoggia. La superficie della tua lingua non è bella uniforme, ma presenta delle fessurazioni, inizialmente una sola scanalatura al centro che la divide più o meno verticalmente in due, poi altre fessurazioni su tutta la superficie. Se poi la carenza è più grave, queste fessurazioni spariscono, la tua lingua diventa completamente liscia, lucida, rossa, vivace, talora anche gonfia e dolorante, cioè ti fa male. Passiamo ora alle labbra. Il segno inequivocabile di una carenza seria di vitamina del gruppo B sono dei piccoli taglietti agli angoli delle labbra che non sanguinano ma danno molto fastidio e tendono a riaprirsi ogni volta che tu spalanchi la bocca. Prima di arrivare a questo, tuttavia, si notano in genere sul labbro inferiore delle piccole scanalature verticali. Il labbro inferiore normalmente è liscio. Sai, queste scanalature che poi ti fanno diventare il labbro secco, squamoso, le squame tendono a venire via, probabilmente ti manca qualche vitamina B. Il labbro superiore invece diventa progressivamente più piccolo. In molte persone anziane, come risultato di carenze di una vita di riboflavina, il labbro superiore è praticamente scomparso del tutto, ne restano alcuni puntini. Passiamo agli occhi. Ti sfreghi spesso gli occhi, hai a volte la sensazione di avere come dei granelli di sabbia sotto le palpebre, oppure sei infastidita dalla luce intensa, ti trovi più a tuo agio con gli occhiali da sole. Quando la carenza è più grave, nella parte bianca degli occhi si formano dei piccoli capillari sanguigni tutti rossi, che uno dice: oh mio Dio, la pressione è alta. Invece no, quella è una tipica carenza di vitamina B2 nella maggior parte dei casi. Oppure ancora, perdi molti capelli, che li trovi al mattino tutti sul cuscino quando ti svegli, nello scarico della doccia quando ti lavi i capelli. E poi soprattutto, è un sintomo specifico ma non per questo da scartare, ti senti affaticata, svuotata di energia, fai fatica ad alzarti al mattino. Qui uno può dire: sì, grazie, chi è che non fa fatica ad alzarsi al mattino? Chi ha un'alimentazione equilibrata e non è carente di vitamina B1 non fa fatica, che ci crediate o no, non è una cosa normale alzarsi stanchi dopo aver dormito tutta la notte. Bene, se ti ritrovi in questo quadro, il che non vuol dire che ce le hai tutte queste disgrazie che ti ho elencato, ma anche solo una o due, molto probabilmente hai una carenza di qualche vitamina del gruppo B. Ed è inutile perdere tempo per fare analisi complicate e costose. Passa subito all'azione, tanto come abbiamo detto le vitamine B sono idrosolubili, ma non fanno. Come si fa? Te lo dico io. Prendi carta e penna e scrivi 1,
Innanzitutto, come sempre, quando si fa un'integrazione straordinaria di una vitamina, ci vuole una base costituita da un integratore multiminerale, multivitaminico, che apporti più o meno il fabbisogno giornaliero di tutte le vitamine e i minerali. E la ragione per cui devi fare questo è perché nel network metabolico del nostro organismo le vitamine e i minerali sono tra loro strettamente interdipendenti in molti casi, molti li conosciamo, alcuni forse non ancora, per cui non vorremmo mai che tu ora fai il pieno di tutte le vitamine B e magari non riesci ad utilizzarle bene perché ti mancano uno o due minerali che lavorano con lei in una certa via metabolica. Quindi punto primo, tutti i giorni un integratore multivitaminico, multiminerale, non voglio fare pubblicità a nessuno, i due prodotti leader in Italia sono Multicentrum e Supradin, vanno bene tutti e due, sicuramente ce ne sono molti altri. Però l'idea di base è questa, un po' di tutte le vitamine e i minerali con un supplemento che non fa male. Ovviamente questi integratori ti porteranno a fare altre cose, anche il 100% del fabbisogno di tutte le vitamine del gruppo B. Allora siamo a posto? Assolutamente no, tu devi rimediare ad una carenza, hai bisogno di molto, molto di più di vitamine del gruppo B del 100% del fabbisogno. Dove le troviamo? Adesso ricorriamo, perché è sempre meglio per tutta una serie di ragioni, ad una integrazione naturale. Per cui, punto 2, lievito di birra. Puoi prenderlo in scaglie nel barattolone, oppure puoi prendere quello schiacciato nelle compresse. Ne devi prendere però non uno o due, ne devi prendere almeno 10 al giorno sparse nella giornata, due al mattino, due a metà mattina, due a pranzo, eccetera. Non è una medicina, non ha effetti collaterali, ce n'ho qui, ti faccio vedere che me ne sparo due. Vanno considerate come delle caramelle, puoi anche offrirle a tutta la famiglia. Attenzione, parlo del lievito di birra essiccato, dove i lieviti sono stati uccisi. Se prendi quello fresco per fare il pane, con i lieviti vitali, quelli crescono nel tuo intestino, tutte le vitamine B che prendi dal cibo se le mangiano loro. 3. Germe di grano. Fresco, non rancido per carità, conservalo in un barattolo scuro ed in frigorifero, ne metti qualche cucchiaiata qua e là nell'insalata, nelle minestre, nel latte, nei succhi, anche lui è pieno di vitamine B. 4. Tanto per non farci mancare niente, anche la lecitina di soia, che è ricca in colina e inositolo, che sono altre due vitamine semi-essenziali del gruppo B, un cucchiaio non fa male a nessuno e te lo prendi. 5. Fegato di vitello, o se preferisci fegatini di pollo, non stracotto ma appena passato in padella, se non ti piace il sapore lo fai passare con parecchia cipolla e prezzemolo. E questo perché? Perché lievito di birra, germe di grano, lecitina di soia sono tutti ricchi di tutte le vitamine B, ma non della vitamina B12, che è prevalentemente di origine animale, per cui per te adesso che devi recuperare almeno 2-3 volte a settimana fegato. Eviterei il fegato del bovino, del suino adulto, che potrebbe aver accumulato sostanze tossiche, anche se non è una preoccupazione maggiore. Se il sapore del fegato ti disgusta, puoi ricorrere alla polvere di fegato, che altro non è se non fegato disidratato e polverizzato, da aggiungere a cucchiaiate dove vuoi, nel latte eccetera. Guarda, è completamente in sapore, ti prometto che fa più schifo a dirlo che non a berlo. L'unico problema è che in Italia farai un po' di fatica a trovarlo. E infine, per aiutare la microflora intestinale, che un po' di vitamine B le produce anche lei e poi un po' di queste le assorbe, yogurt bianco, fresco, con i suoi fermenti ancora belli vivi e vitali, e anche un bel po' di latte per il calcio che avrai bisogno per bilanciare il fosforo di cui sono ricchi il lievito di birra, il germe di grano e lecitina di soia. E calcio e fosforo devono essere sempre assunti in quantità simili, se no facciamo danni. Se ti sembra tanto dover piazzare tutti questi lieviti, germi, lecitine nel corso della giornata, guarda cosa faccio io adesso. Questa qui è lecitina di soia, ne prendo un cucchiaio, lo metto in un bicchiere. Questo qui è germe di grano, ne prendo un cucchiaio, lo metto in un bicchiere. Questo qui è lievito di birra in scaglie, ne prendo un cucchiaio e lo metto in un bicchiere. Poi prendo qui un vasetto di yogurt bianco con i suoi fermenti vivi e vitali e aggiungo anche questo al mio bicchiere. Scusa se tu il bicchiere non puoi vederlo, ma fidati, non sto ballando, lo sto mettendo in un bicchiere. Ecco, ho messo tutto questo in un bicchiere. Poi prendo un bel quarto di latte intero, ecco qua, una bella citata, questo è il signor vitamina B. Ti garantisco che non è per nulla disgustoso, anzi direi che ha un sapore assolutamente gradevole. Cin cin. È chiaro, questo che ho appena descritto è un intervento di impatto per rimediare ad una carenza. E nel giro di una o due settimane tutti quei sintomi di prima cominceranno ad andare via. Quando sono andati via, possiamo essere meno aggressivi, ma soprattutto cominciare a far sparire dalla dieta i cereali raffinati, pane bianco, farina bianco, riso bianco, pasta bianca, e cominciare invece a consumare esclusivamente cereali e tutti i loro derivati integrali, perché se c'è un colpevole del diffondersi di carenze di vitamine del gruppo B, questi sono proprio i cereali raffinati che voi dovete imparare a detestare. Tutto chiaro? Very good!